E ora parliamo di ciclismo. Sono venuti a trovarci in studio gli amici dell'AVI Spedale Casalasco. Buonasera, benvenuti. Buonasera. E abbiamo qui con noi Emanuele Arcari, segretario della società, e Lino Scappini, presidente. Insomma, 50° anniversario quest'anno della società, quindi già un anno importante. Il 29 è un evento con una leggenda, possiamo dire, del ciclismo italiano, non proprio del territorio, proprio italiano. Lino, ci sono tantissime cose da dire solo sull'evento. Partiamo però dai 50 anni, un traguardo importante. Sì, un traguardo importante specialmente per la nostra società, che è una società amatoriale, e quindi è un traguardo enorme. E quindi cosa dire? Dire noi siamo una società che non siamo giovanissimi, quindi sperando in qualcosa di giovane sarebbe una gran bella cosa. Certo, sempre necessario avere forze fresche. Certo. Tra l'altro un legame importantissimo con l'AVIS, avete portato anche esatto. La divisa, facciamola vedere, praticamente possiamo definirlo main sponsor, ma unico sponsor. Esatto. Eccola qua, la vostra divisa. Emanuele, un rapporto importantissimo, mi raccontavate prima della diretta che insomma andate in giro anche per altre AVIS per portare in giro un messaggio importante. Certo, noi abbiamo la fortuna di essere ospitati dalla struttura dell'AVIS di Casalmaggiore, della sezione locale dell'AVIS, che ci mette a disposizione diciamo, sia la struttura in sé che anche il supporto quando si tratta di organizzare sia eventi in sede che anche diciamo, trasferte fuori sede. E quando facciamo le trasferte fuori sede, tipicamente ogni anno organizziamo durante la seconda parte della primavera una trasferta diciamo in varie regioni d'Italia e prendiamo sempre contatto con le sezioni locali dell'AVIS per avere uno scambio anche di vedute, insomma per promuovere anche l'attività diciamo benefica della donazione del sangue in forma volontaria. Quest'anno in particolare siamo stati in Liguria con una nutrita partecipazione di soci a fine maggio e contiamo di ripetere, come già stiamo facendo da qualche anno, di ripetere gli eventi anche negli anni futuri. Per il prossimo anno sono ancora in discussione un paio di opzioni. Certo, poi c'è tutto il tempo per esatto, organizzare per ufficializzare. Lino, evento del 29, tra l'altro presentato dal nostro collega Mauro Taino, un ospite, lo accennavamo prima, sicuramente illustre di chi stiamo parlando e come sarà questo evento. Esatto, è Francesco Moser, come vedete anche da magari la locandina. Sì, facciamo vedere anche la locandina, a parte che abbiamo anche. La forma digitale, diciamo, eccola qua, abbiamo fatto vedere questa, comunque okay. È uguale. Ok. Lui sarà giù il 29, alle 19.30 ci sarà la presentazione del libro, in più l'intervista, e poi seguirà la cena. In cui ci sono già iscrizioni chiuse, già iscrizioni, sì, circa 70 partecipanti. Esatto. Poi ci sarà, lui porterà giù un magnum di vino, il suo vino che produce lui, e andrà all'asta, che il ricavato andrà in beneficenza. Bene, allora Cremona Sport vi seguirà sia con Mauro Taino che con poi il racconto di questo evento importante, di tutte le vostre iniziative che non smetteranno sicuramente con i 50 anni, certo. Ma c'è spazio per raccontarne di nuovi. Vi ringrazio per essere venuti qua ospiti. Grazie a voi. Grazie a voi. E vi aspettiamo poi ovviamente in futuro.